Non mi sorprende affatto questo tentativo di mettere insieme, di fare un parallelo tra le due vite, tra le due vicende umane di Don Luigi Sturzo e di Maria Valtorta. Innanzitutto perché in comune hanno una radice di fede radicata nel Vangelo, una fede evangelica. E poi perché solo in apparenza appartengono a due aree diverse, cioè l'una, Maria Valtorta, all'area della contemplazione e Luigi Sturzo all'area dell'azione. Poi c'è un altro punto in contatto proprio tra questi due personaggi. Gesù ci dice nel Vangelo: pregate, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Ebbene, Maria Valtorta ha avuto un nemico, paradossalmente era sua madre. Chi conosce l'autobiografia di Martorta sa che tipo era la madre. Però nello stesso tempo, mentre raccontava tutto sul conto di sua madre, ha delle espressioni di amore, di venerazione, di dedizione alla madre che noi non lo ritroviamo in nessuna donna, in nessuna figlia, anche per la migliore delle mamme. Io penso che Maria Valtorta dovrebbe essere fatta beata soltanto per l'eroicità del suo amore che è data alla madre. E poi, dopo la morte della madre, lei offre preghiere di suffragio per la salvezza e ad ogni anniversario, che la madre morì il 4 ottobre del 43, ad ogni anniversario lei diciamo rinnovava il suo dolore per aver perduto la madre. Un amore veramente grande. Ora, qualche cosa di simile io l'ho trovato anche in Don Luigi Sturzo. Anche Don Luigi Sturzo aveva un nemico, no? Il suo persecutore Benito Mussolini. Eppure noi apprendiamo che Don Luigi Sturzo pregava per Mussolini, e dopo la caduta di Mussolini, quando fu fatto scempio del suo corpo a Piazzale Loreto a Milano il 25 aprile del 45, lui ogni 25 del mese celebrava la messa in suffragio di Benito Mussolini. Ecco, pregate per coloro che vi perseguitano. C'è un altro anche aspetto che riguarda appunto quello che stava molto a cuore a Don Luigi Sturzo, la dottrina sociale della Chiesa. Don Luigi Sturzo giudicava una somma vergogna il fatto che i cattolici non conoscessero la dottrina sociale della Chiesa, quella della enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Maria Valtorta non usa questa stessa espressione somma vergogna, ma usa delle espressioni simili, forse anche più gravi, per il fatto che, per esempio, che nella Chiesa, tra i cattolici, tra i chierici, eccetera, venga così poco rispettato e conosciuto il Vangelo. E la sua opera ha questo, diciamo, questa grande funzione di far conoscere veramente il Vangelo. Ho riportato, mi sono segnato, quello che dice la Costituzione dogmatica Dei Verbum del Concilio Vaticano II a proposito del Vangelo. Dice: gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli
scegliendo alcune cose tra le molte che erano tramandate a voce o anche in scritto, alcune altre sintetizzando, altre spiegando con riguardo alla situazione delle chiese, conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù con sincerità e verità. Quindi già questo che dice il programma, il Concilio Vaticano II, già far capire che il Vangelo sono stati scritti in maniera sintetica, una scelta, e anche finalizzata a distruire le chiese, cioè le comunità cristiane che stavano sorgendo. Quindi l'opera di Maria Valtorta invece ci dà l'incarnazione assoluta del Vangelo. Quindi il fatto di farci conoscere Gesù nella sua vita quotidiana, tutti i giorni, questo è portato, ad amarlo, veramente ad amarlo, perché io noto una cosa. Noi cristiani, noi cattolici, spesso ci innamoriamo di quelli che giustamente sono testimoni della fede, del padre Tizio, della madre Gaia, del carismatico, di quello che ha fondato una data comunità. Però difficilmente io sento dire un cristiano: io sono innamorato di Gesù Cristo.